Ha patteggiato una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari il cinese di 51 anni arrestato lo scorso 11 febbraio dai carabinieri del nucleo investigativo con l'accusa di spacciare ecstasy e chetamina tra i giocatori compulsivi delle sale slot e gli operai dei prontomoda cinesi del macrolotto. L'uomo, assistito dall'avvocato Tiziano Veltri, è comparso stamani davanti al giudice Elisa Romano, che ha accettato l'accordo raggiunto tra la difesa e la procura, chiudendo così in tempi record il procedimento giudiziario. I carabinieri avevano arrestato l'uomo dopo averlo seguito per almeno 2 settimane. Nella sua casa di Iolo avevano sequestrato un'ingente quantità di sostanza stupefacente, fatta arrivare dall'Olanda all'interno di scatole di biscotti e tubetti di pomate. La droga trovata ancora nella disponibilità dell'uomo era 1,358 grammi di chetamina, 1,222 pasticche di ecstasy e poi quantità più piccole di marijuana e di Chabot. I carabinieri calcolano che lo stupefacente, una volta ceduto, avrebbe fruttato più di 80.000 euro. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, lo stupefacente era destinato ai lavoratori di prontomoda e ai giocatori delle sale slot, che lo assumono per poter reggere alla fatica di turni sfiancanti sia alle macchine da cucire sia alle slot utilizzate per riciclare il denaro a nero, operai e giocatori che devono stare anche per 12 o 14 ore di fila impegnati e che grazie allo stupefacente riescono a reggere la fatica e il dolore fisico.